Nona giornata di ritorno, 22esima totale del campionato di Serie A Gold di pallamano maschile. Rubiera affronta Cingoli al Palabursi di Rubiera. È un match salvezza tra due squadre impegnate nel mantenere la categoria. Cingoli 12 punti in classifica, sicuramente un cammino più lineare. La squadra marchigiana neopromossa ha messo in seria difficoltà anche le migliori formazioni del campionato. Dall'altra parte una Rubiera che di punti in classifica ne ha 7, ha bisogno di ossigeno, soprattutto non solo per la situazione di classifica, appena un punto di vantaggio sull'ultima della classe, il Carpi, ma anche dal punto di vista del morale. 8 sconfitte consecutive sono decisamente tante, per non dire troppe, per non avere il morale basso. E quindi la formazione di Rubiera insegue un successo che sarebbe fondamentale nella sua rincorsa alla permanenza in Serie A. Cingoli, d'altro canto, può ancora sperare di evitare i play-out. L'attacco di Rubiera con la conclusione alta da parte di Oleari, che parte come terzino sinistro. Dall'altra parte prova allora il primo attacco Cingoli con il cileno. Fermato il cileno di Cingoli, Codina, viene fermato fallosamente dalla difesa rubiarese, quindi si riprende con un 9 metri. Rim e Plotegger sono i due direttori di gara. L'attacco della formazione marchigiana con l'ex Piero Di Benedetto che giostra nel ruolo di centrale. Codina per Mohamed. Centralmente ancora Codina, va dentro, c'è un fischio arbitrale, ancora buona la difesa di Rubiera, c'è l'ammonizione a Oleari, altro 9 metri per la formazione marchigiana, in attacco con l'ambidestro cileno, poi Di Benedetto, ancora Codina per Di Benedetto, il tiro debole viene respinto da Vogliuva, che può provare ad ora attaccare ancora Rubiera con Oleari per Della Santa, per Strada, la conclusione, il gol di Strada per l'1-0 di Rubiera in questo avvio di match. Mohamed dall'altra parte, la fucilata in doppio appoggio del numero 8 marchigiano, buca la difesa rubiarese. Della Santa, conclusione, il gol di Della Santa per il 2-1 rubiarese. Parte velocissima Cingoli, dall'altra parte ancora Mohamed, va dentro, il tiro, il gol, 2-2. Doppietta per il terzino egiziano in questo avvio di partita. Parità a quota 2 dopo quasi 3 minuti di gioco. Oleari per Strada. Strada va dentro e va ancora in gol Elio Strada. 2 gol per lui in questo avvio di partita. Rubiera avanti 3-2. Ancora Mohamed di forza, la palla per Codina. Codina, esce Oleari, c'è il fallo e ci sono 2 minuti per Oleari, era stato ammonito in precedenza e adesso prende la penalità il numero 9 di Rubiera, e quindi inferiorità numerica per la formazione di casa. Somogi in campo nella formazione di Cingoli. L'attacco tutti aperti, i giocatori di Cingoli, adesso la finta di andare a pivot, Codina, il palla all'ala, l'ala però non ha lo spazio per entrare, Di Benedetto, Codina, Di Benedetto, il tiro e il gol di Di Benedetto per il 3-3. Nuova parità in campo, extra player
per Rubiera, entra a casa. Strada, casa, della Santa, strada, palla per casa, casa di forza, viene fermato dalla difesa. Bortolotti per la rimessa, della Santa, ancora strada, strada ancora, va via, c'è il fallo su strada e allora anche 2 minuti per Somogi, che si è fatto cogliere impreparato sull'uno contro uno del giocatore rubiarese. Tiro dai 7 metri a questo punto per Rubiera. Della Santa, vediamo che c'è un problema, no, non c'è un problema al tavolo, si può riprendere. Conclusione, il gol di Della Santa per il 4-3 Rubiera. Anche Cingoli gioca con l'extra player per i 2 minuti a Somogi. È rientrato Mohamed nella formazione di Cingoli, proprio lui gioca per Codina, il tiro e il gran gol di Codina, è già il terzo gol che Cingoli trova da quell'angolo, da quella porzione di campo, e quindi Rubiera deve sistemare un po' le cose lì. È terminata l'esclusione per quanto riguarda Rubiera. Della Santa, la palla per strada, si ferma strada, palla per casa, casa centralmente, ancora strada, va ancora dentro strada. Terzo gol di strada in questo avvio di partita, 5-4 Rubiera. Ancora extra player per la formazione marchigiana in attesa di recuperare tutti gli effettivi quando siamo giunti al 6° minuto di questo primo tempo. Codina gioca per Mohamed ricambia al lato, ancora Mohamed centralmente per Codina subisce il fallo di Bortolotti, 9 metri. Ancora il cileno per Mohamed, il tiro ancora in doppio appoggio ed è il terzo gol del giocatore egiziano. Dall'altra parte casa per Bortolotti, ma c'è la parata da parte del portiere albanesi e allora rimaniamo sul 5-5. L'attacco e la formazione marchigiana con Codina in posizione di centrale. Gioca per Di Benedetto ancora Codina, passi di Codina. La palla continua a circolare, segnalato il gioco passivo, Di Benedetto si butta dentro, la parata di Voljuvac questa volta. Altra parte, casa, probabilmente forse passi anche suoi, il tiro di strada, la parata però di Albanesi dall'altra parte, riparte ancora Cingoli con Codina per Di Benedetto, il gol di Di Benedetto ed è vantaggio allora per la formazione marchigiana sul 6-5. Rientra Oleari. Strada, Ceccarini.
il taglio di Ceccarini, doppio pivot, la palla per Oleari, il tiro di Oleari colto completamente in controtempo il portiere del Cingoli, e la rete del pareggio. Dall'altra parte però Codina, la finta di Codina viene fermato, difesa in area dicono, e allora tiro di rigore. Strada faceva segno a uno degli arbitri che Codina fa sempre passi, e gli ha fatto anche il movimento. Codina intanto dai 7 metri, il tiro sbagliato da Codina, rimaniamo sul 6-6. Attacco allora ancora di Rubiera sulla perfetta parità. Strada per Oleari. Ceccarini. Ceccarini per Della Santa. Va dentro Della Santa, sbaglia. Ha proprio sbagliato completamente la porta il giocatore spagnolo in questa conclusione. Codina dall'altra parte. La palla per, bello questo passaggio ancora, Vogliova, e c'è un altro 7 metri sul tiro di Strappini, c'è il fallo commesso su di lui. Ancora Codina allora dai 7 metri, ancora la parata di Vogliova. E rimaniamo fermi allora sul 6-6. Rubiera ancora allora in attacco con Della Santa, Strada, Oleari, Strada, Strada, la palla per Oleari che commette però infrazione di passi. E quindi palla persa da Rubiera. Mohamed, la palla per il pivot, il gol di Strappini, bravo, bravissima questa giocata. Da parte di Mohamed, la palla per il pivot, Bortolotti va a realizzare il 7-7. Mohamed, il tiro e la parata di Vogliuvas. Sette a sette quando siamo a 11 minuti e 30 secondi. Campo casa al posto di Strada e Della Santa centrale. Taglio ancora di Ceccarini a doppio pivot. Della Santa, palla dietro per casa che parte da fermo, si butta dentro. 2 minuti e poi di Mohamed, sì, 2 minuti di Mohamed. Nove metri. Esclusione dunque per il Cingoli, si ricomincia a giocare. Della Santa, la bordata dai 9 metri per il nuovo vantaggio Rubiera. Entra Somogi. Nel ruolo di terzino al posto di Mohamed. Codina
Giostra sempre centrale, rischia di perdere la palla, poi la salvi in un qualche modo Somogi, ancora Codina, viene fermato bene da Oleari centralmente, ancora Codina, va per Di Benedetto, niente di fatto, non si è segnalazione di passivo, ancora Di Benedetto, Di Benedetto per Codina, Codina nove metri, è segnalato il gioco passivo, bisogna asciugare però il parquet. Otto a sette per Rubiera. Si può ricominciare, devono andare al tiro, Somogi, la palla fuori, Codina va al tiro, c'è la parata di Voljuvac, torna in attacco allora Rubiera con Della Santa Oleari, Della Santa, la palla per Casa che va in gol per il 9 a 7, doppio vantaggio di Rubiera quando stiamo arrivando al 14° del primo tempo. Codina per Somogi, parte sempre con tutti fuori il Cingoli, Codina per Di Benedetto, fermato benissimo da Oleari, 9 metri, Codina, ancora Di Benedetto, ancora Codina, Codina va al tiro e trova un gol incredibile all'incrocio dei pali. Tutto polso in questa conclusione da parte di Codina. 9 a 8 Rubiera quando stiamo arrivando al giro di boa di metà primo tempo. Segnaliamo anche la presenza di un pullman mentre c'è il gol di Della Santa. Segnaliamo la presenza anche di un pullman di tifosi marchigiani che sta facendo da parte sua un gran tifo per i propri beniamini. Somogi per Codina, Codina, Codina rischia di perdere la palla, Di Benedetto la salva, tiro di rigore. Qui molto furbo Di Benedetto, e c'è caduto Bortolotti in questo caso. Ammonizione per Morelli in panchina. Altro 7 metri, questa volta va il numero 8 Mohamed. Mohamed Shebeldin dai 7 metri. E va in gol. Nuovo meno 1 per Cingoli, più 1 per Rubiera. 10 a 9. Attacco con Oleari e Casa, e dall'altra parte c'è Della Santa che sale ora, va ancora da Casa, Casa va via, subisce il fallo, tiro di rigore, 2 minuti, l'ha preso da dietro, 2 minuti. E 7 metri. Compagnucci, anzi no, vediamo un po' chi si è preso i 2 minuti. Comunque Cingoli in inferiorità numerica. E 7 metri adesso per Rubiera con Della Santa.
Della Santa, la conclusione, la rete di Della Santa per l'11-9 di Rubiera. Extra player per Cingoli, Codina per Somogi, sale Ciattaglia da una parte all'ala sinistra, Codina per Di Benedetto, Codina fuori ancora la palla, e chiedono gioco passivo i tifosi, Somogi, Di Benedetto, Codina a terra, Oleari, Codina va al tiro e va in gol. Decimo gol di Cingoli, che torna a meno uno. E c'è un richiamo nel frattempo da parte del tavolo, del commissario, ha chiesto di sistemare la rete della porta del portiere del Cingoli, operazione effettuata, si può riprendere quindi a giocare. In campo anche Giovanardi nella formazione rubiarese. Casa, la palla buona per la conclusione, la rete di Bortolotti, che è stato perso dalla difesa del Cingoli. Nuovo più 2 Rubiera, 17:30 di questo primo tempo. Codina, Di Benedetto, la palla per Somogi, ancora Codina, ancora Di Benedetto che va dentro, chiude Oleari molto bene. Codina, ancora Di Benedetto, Codina, la palla al pivot, riceve e va a realizzare Strappini. 12-11 Rubiera. Giovanardi, Bortolotti, Oleari, Casa va dentro di prepotenza, 7 metri. C'è il cambio del portiere. Ancora Della Santa, conclusione, la rete dello Spagnolo per il 13-11 di Rubiera. Diciannovesimo minuto di questo primo tempo. Codina, la palla persa da Codina, no, c'è un fischio arbitrale e allora c'è un 9 metri. Cingoli può ripartire sul numero 95 di Benedetto, accelera, va dentro il tiro, la palla entra. Arrabbiatissimo Voljuvac per questo gol subito, che vale ancora il meno 1 per gli ospiti. Oleari, Casa. Viene fermato da Somogi. Bisogna asciugare il parquet. Tredici a 12 il punteggio, siamo praticamente al 20° minuto di questo primo tempo.
punteggio molto elevato. Si riprende a giocare Oleari, casa, Giovanardi, Oleari, Giovanardi, Giovanardi va a prendersi un 9 metri. Oleari, Giovanardi, Giovanardi, casa, la palla al pivot, Bortolotti però sbaglia questa conclusione dai 6 metri, bravo il portiere avversario a dirgli di no. Codina per Di Benedetto, per Codina, Codina per Di Benedetto, Di Benedetto va da nessuna parte, c'è un 9 metri, forse c'era un tocco di piede non visto dagli arbitri, forse si riprende dai 9 metri, no, bisogna asciugare il parquet ancora. Si può ricominciare con Somogi che adesso è in posizione di centrale. Rientrato l'egiziano Mohamed nel ruolo di terzino. Somogi il tiro, la rete. ...13-13 il punteggio. Palla per Bortolotti, chiuso dalla difesa del Cingoli. Casa per Giovanardi, Giovanardi per casa, Strada va dentro, sbaglia la conclusione, non trova lo specchio della porta, parte Somogi per la conclusione, il gol da parte di Mohamed, nuovo vantaggio Cingoli sul 14-13, Strada, time out chiesto da Rubiera. 22 minuti 7 secondi giocati nel primo tempo, 14 per gli ospiti, 13 per la formazione di casa, partita sempre di fatto molto molto equilibrata in questo primo terzo di gioco, con Rubiera che ha avuto alcune volte due lunghezze di vantaggio, ma di fatto Cingoli è sempre riuscito a mantenere il contatto e adesso è avanti di un gol, 14-13. Time out dunque chiesto dalla panchina rubierese. È entrato Davide Bartoli nel ruolo di pivot. Giovanardi, Strada, sale Roberto Bartoli, ancora Giovanardi per casa, per Strada, Strada per casa, per Giovanardi, Giovanardi per casa. Casa, la palla arriva all'ala, la conclusione, la rete di Roberto Bartoli per il 14-14.
Mohamed di forza va alla conclusione, c'è un fallo ma è un 9 metri. ...23 minuti giocati nel primo tempo, 14-14... Somogi, la palla arriva a Mohamed. Mohamed, la palla al pivot, gran gol, c'è solo da dire gran gol, grandissimo passaggio e grandissima marcatura, nient'altro. La palla a Davide Bartoli che però sbaglia dall'altra parte l'occasione, e allora può tornare in attacco Cingoli. È già il terzo tiro da pivot sbagliato e Somogi con una deviazione va in gol. Non si possono sbagliare tre tiri da pivot, bisogna alzare le percentuali dalla linea dei 6 metri perché gli avversari non ti perdonano. Doppio vantaggio per Cingoli sul 16-14. Giovanardi per Dalla Santa, Giovanardi per Strada, Strada riesce a salvare questo pallone, Giovanardi, Giovanardi, la palla persa da Giovanardi e può andare in contropiede, Mohamed per il più 3 Cingoli. ...14-17... più 3 Cingoli. Casa viene fermato, 9 metri, ancora Casa, la palla alla, a Davide Bartoli che realizza. Questa volta non c'è l'errore, attenzione però, perché è velocissimo e va in gol il numero 7 Ciattaglia, e Rubiera si è fatta cogliere tutta impreparata sulla rimessa veloce. Strada, Strada, la conclusione, no, c'è un fallo su Strada, richiamato il numero 8 Mohamed. 18-15 il punteggio a 4 minuti dalla fine di questo primo tempo. Strada, palla tenuta viva, la palla arriva all'ala, la conclusione, la rete di Roberto Bartoli, ancora meno 2 Rubiera. Rientra Codina nella formazione di Cingoli. È proprio lui, palla in mano centralmente, Codina rischia i passi, non vengono fischiati, buona la difesa di Oleari, 9 metri per il Cingoli. Ancora la palla a Codina, Codina viene fermato, no, sì, palla persa dal numero 5 D'Agostino, può tornare in attacco Rubiera con Della Santa, Della Santa, la palla all'ala, ancora Bartoli, il palo, questa volta con la deviazione però del portiere, 3 minuti alla fine, occasione sciupata da Rubiera e poi c'è il tiro di Mohamed da 9 metri che buca Vogliuva, 19-16 il punteggio. Rubiera meno 3, costretta ad inseguire, situazione complicata anche se siamo in chiusura di primo tempo,
casa, va dentro il Girella con la parata, bravissimo Albanesi che non si fa sorprendere. Strada della Santa, della Santa, casa, casa, il tiro, la traversa piena colpita da casa, sfortunato, è già il secondo legno consecutivo di Rubiera. Mohamed dall'altra parte, va ancora via la palla persa, no c'è un fallo e un due minuti a Bartoli. E c'è un minuto di sospensione, direi, chiesto da Cingoli, sì è così. 19 Cingoli, 16 Rubiera, time out chiesto dalla formazione ospite. Termina il minuto di sospensione, si riprenderà con un 9 metri per il Cingoli che ha anche il vantaggio della superiorità numerica in questa chiusura di primo tempo. Vediamo dunque l'attacco, la formazione marchigiana. Codina, Somogi, ancora Codina, chiude bene la difesa, la palla arriva all'ala, non c'è spazio, ricomincia l'azione. Somogi, Codina all'ala, va alla conclusione in gol. Rossetti. Ed è più 4 Cingoli, scalare fatto bene, non è venuto subito al Cingoli, però poi non si sono persi d'animo e sono riusciti a ricostruire dal lato opposto trovando lo spazio per la conclusione. È il più 4. Oleari per casa. Palla per ancora Oleari, viene fermato, no, casa si butta dentro, subisce il fallo, è un 9 metri. Dieci secondi alla fine, casa, la palla per il pivot, la conclusione, c'è la parata. Finisce qua il primo tempo con il più 4 di Cingoli, 20 a 16 per la formazione ospite. Let's move.
Let's Marche, in Italy, of course.
Eccoci ancora qua live dal Palabursi di Rubiera per l'inizio del secondo tempo di questa sfida tra Rubiera e Cingoli. Cingoli in vantaggio di 4, palla persa da Cingoli, purtroppo non ho visto perché. Non è un buon inizio. Non ho visto il perché, onestamente, sulla rimessa in gioco non ho capito cosa sia successo, perché avevo la gente che mi passava davanti, anche perché c'è tanta gente quest'oggi qui al palazzetto dello sport di Rubiera. Fatto sta che ha perso la palla Cingoli sulla rimessa in gioco. Non c'è Vogliuvac in porta nella formazione rubierese, ma c'è Meletti. L'attacco di Rubiera con Della Santa per casa, casa di forza, subisce il fallo di Codina. Rimessa in gioco dai 9 metri. Ancora casa, Oleari, Della Santa, la conclusione di Della Santa, ma c'è la parata sul primo palo da parte del portiere di Cingoli. Se n'è andato il primo minuto. Dall'altra parte, bella palla all'ala con la conclusione e il gol del più 5, lo timbra Ciattaglia. Cingoli è stato all'inseguimento per gran parte del primo tempo, poi negli ultimi 10 minuti, forse anche meno, del primo tempo ha approfittato di qualche errore di troppo di Rubiera in fase offensiva e ha trovato soprattutto in attacco la via del gol con una certa continuità. Questo ha permesso di creare il break, che adesso è di 5 lunghezze ed è decisamente pesante se si considera che fino a questo momento la partita è stata sostanzialmente in equilibrio. Ora invece Cingoli comincia ad alzare i ritmi, soprattutto in fase offensiva, e Rubiera sembra ritornare un po' nelle sue amnesie di gioco. Qui la palla persa ancora da Rubiera, sono stato facile profeta con la conclusione e il gol in contropiede di Ciattaglia. E 22-16, Rubiera ha questi momenti improvvisi in cui va in totale amnesia e lascia spazio a tanti contropiedi avversari. Questo è un po' la sintesi della stagione. Anche adesso altra palla persa, disastroso l'inizio purtroppo di Rubiera quando esce dall'intervallo lungo di metà gara. Anche questa è una costante. Malissimo l'avvio di secondo tempo. Ancora la palla all'ala con la totale passività della difesa. Male, male, male. 3-0, parziale d'inizio, time out chiesto da una panchina rubierese sconsolata. Veramente malissimo l'ingresso in campo di Rubiera dopo la pausa di metà gara. Time out quanto mai doveroso dopo questi primi 3 minuti e poco più di ripresa, che sono stati senso unico giustamente per un Cingoli che ha approfittato di 3 palloni letteralmente gettati al vento dalla formazione rubierese, che già doveva recuperare 4 lunghezze all'avversario. Vediamo come esce dal timeout Rubiera.
della Santa per Casa. Casa va via in slalom, va al tiro, subisce il fallo della difesa, 7 metri. Il gol di Della Santa dai 7 metri, 17° gol di Rubiera. Meno 6 per Rubiera con Cingoli, che adesso può pensare anche di giocare con un po' più di tranquillità. La palla per Di Benedetto, Codina. Codina spazio, Codina Di Benedetto, si chiude bene la difesa rubiarese, poi il tiro dall'ala e 7 metri adesso per il Cingoli. Sempre Mohamed dai 7 metri, il tiro, la parata di Meletti, ma ancora Cingoli recupera il pallone. Vediamo Codina, palla per Di Benedetto, ancora l'ex di turno per Codina, Di Benedetto, Di Benedetto all'ala, non c'è spazio, Di Benedetto in penetrazione, buona la palla al pivot, il gol da parte di Scappini. 24-17, Della Santa va via in uno contro uno, va in gol, però Rubiera è troppo alterna, la palla per ancora il pivot, la conclusione, il gol, colpito il portiere, però colpito al volto il portiere, colpito al volto il portiere. Allora qua adesso 2 minuti e allora non è neanche gol, allora non è gol, è stato segnato il gol, ma allora non è gol, perché vediamo un po', sì, infatti non è gol e quindi bisogna aggiornare il punteggio. Bisogna aggiornare il punteggio, non è gol. Vediamo che l'arbitro viene richiamato dal commissario, ma non è gol. Infatti adesso fanno aggiornare il tabellone, 2 minuti a Strappini, risistemato il punteggio. Si riprende dunque. La palla Bortolotti, c'era spazio per Bortolotti, non se n'è accorto, fischio arbitrale, è uscito dal campo Ceccarini, palla persa da Rubiera, doppio errore, il primo di Bortolotti che non si è accorto che aveva lo spazio libero per andare in porta, e il secondo di Ceccarini che è partito da fuori dal campo e Rubiera regala subito la palla recuperata in precedenza di nuovo al Cingoli. Di Benedetto,
Todina, Mohamed va via, la palla al pivot, buona la difesa questa volta di casa. Mohamed, la palla all'ala, la conclusione e la rete, bravo, bravo Ciattaglia, perché ha tirato da un angolo decisamente ridotto, ma ha trovato il gol del 25-18. Casa, Strada, Strada va dentro, il tiro, c'è il tiro di rigore per Rubiera, altro 7 metri. Ancora Della Santa in gol, ma sono 6 le lunghezze che deve recuperare Rubiera. L'attacco di Codina, Codina, Codina viene fermato, 9 metri. Ancora l'attacco della formazione marchigiana con la palla per Codina che va all'ala, bravo il tiro, il gol ancora di Ciattaglia. Mentre il commissario della federazione ha parlato durante il gioco, ha richiamato l'arbitro e ha detto qualcosa all'arbitro mentre la partita si stava giocando. In conclusione il gol di Strada nel frattempo. Codina dall'altra parte. Di Benedetto, Codina, Codina, sfondo di Codina, palla recuperata da Rubiera che prova a tornare in attacco, ma di fatto è già tornata la formazione ospite. Strada, Strada, ancora Strada, viene fermato, 9 metri. ...20-26... La palla per Strada, Strada va via uno contro uno, viene spinto ma va in gol. Ancora Strada per il 21esimo gol di Rubiera. Quasi errore nella rimessa, poi però la palla al pivot. Ma Rubiera si è addormentata e subisce il nuovo gol del meno 6 in modo, diciamo, molto evitabile, diciamo così. 21-27 quando se ne sono andati 10 minuti in questa ripresa. La palla a casa, casa, la cannonata fuori di casa. L'attacco ancora con la palla di Di Benedetto, gliela ruba Strada, poi Della Santa per Oleari, Oleari la conclusione, il gol di Oleari, ancora meno 5 Rubiera, rimessa veloce subito con Di Benedetto per Codina, Codina la palla dietro la schiena, poi la conclusione è fuori. È stata rimessa in gioco velocemente il pallone, la conclusione fuori.
e Rubiera prova ad accorciare un po' le distanze. Casa della Santa, casa, la conclusione, il gol di Casa, meno 4 Rubiera, Codina per Di Benedetto, oh, bravissimo Moreno della Santa che questa volta anticipa e ruba la palla. E Rubiera torna in attacco. Con Oleari della Santa, casa della Santa, della Santa va dentro, il gol di della Santa per il meno 3 Rubiera. Codina, ancora Codina, Di Benedetto, la palla al pivot, il gol di Strappini, difesa ancora una volta di Rubiera che non si schiera a dovere in tempo, e questo facilita l'attacco di Cingoli che in questo caso, come nei precedenti, ha sempre trovato il modo giusto per punire con il passaggio al pivot sui 6 metri. Torna in campo Vogliuva che deve dare qualcosa di più dopo un primo tempo decisamente sottotono. Oleari, casa, Giovanardi, Oleari, la conclusione di Oleari e il gol, ancora meno 3 Rubiera. Codina per Di Benedetto, Mohamed Di Benedetto, la palla ancora, il pivot e ancora il gol. Rubiera non difende, non riesce a difendere sul pivot. Giovanardi, casa va dentro, il tiro di casa ha sbagliato purtroppo completamente la porta. Riparte allora l'attacco del Cingoli con Giovanardi che si è perso. Il fallo i 9 metri. Ancora Mohamed, il fallo della difesa rubiarese. Mohamed, la palla per Codina che rischia di perdere. Doppio palleggio di Codina, ma ha fatto doppio palleggio. Ha fatto doppio palleggio Codina, ma tra l'altro davanti all'arbitro. Ma c'è, ma vabbè. Doppio palleggio clamoroso, insomma, di Codina. Rischio gioco passivo con la palla per la conclusione, il gol di Somogi per il nuovo più 5. Di Cingoli. Giovanardi, la palla all'ala, Bartoli, il gol di Bartoli, ma sono sempre 4 le lunghezze di vantaggio della formazione del Cingoli. L'attacco dunque dei marchigiani. Sale anche Mangoni. Codina,
Somogi per Mangoni, la palla recuperata però da Bartoli, torna in attacco allora Rubiera, che può provare a vedere di accorciare un po' la situazione. Casa, fischio arbitrale, sfondo di Casa. Codina, buona la palla al pivot, il gol ancora di Strappini. Entra Boni all'ala. ...31-26... Giovanardi, Della Santa, la palla Oleari, Oleari all'ala per la conclusione, il rigore per il fallo su Ceccarini, che secondo me qua è stato, diciamo, molto furbo, ecco, a far vedere il fallo, diciamo così. Fatto sta che un altro 7 metri ancora Della Santa. La rete di Della Santa. Ancora meno 4 di Rubiera. A 12 minuti dalla fine della partita. Codina, Somogi indietro per Mohamed. 9 metri. Ancora Mohamed. La palla dietro, bravo Giovanardi, aveva recuperato, fischiato il fallo però alla difesa. Bisogna asciugare il parquet. Probabilmente no, non bisogna asciugare il parquet. Gli arbitri mi sembra abbiano detto di non perdere tempo ai giocatori del Cingoli. Codina, la palla ancora al pivot e ancora il gol. Non c'è niente da fare, Cingoli ci uccide con il pivot. Strappini è il killer di Rubiera. Giovanardi, palla persa ancora. Poi Somogi va in gol e 2 minuti a Giovanardi. ...33-27... Rubiera regala troppo. L'attacco di Strada, Della Santa, Oleari, Della Santa va dentro, va in gol, bravissimo. ...33-28 il punteggio. Codina, la palla a Somogi. Somogi, ancora Codina. L'ungherese, ancora lui per Codina. Codina cambia il gioco, buona circolazione. Di Benedetto ancora all'ala, va la conclusione, va in gol. Mangoni.
34-28. Attacco con la palla Oleari, Oleari per Strada, Strada fermato, era già dentro, palla persa da Oleari ma c'è il fallo. Strada, Della Santa, Oleari, Oleari sbaglia completamente il tiro. E Cingoli torna in attacco con Codina, uno contro uno, poi la palla di Benedetto che va via bene e c'è il gol di Benedetto. 35-28. Della Santa, la palla per Casa che dà a Boni all'ala, la conclusione, la rete di Boni. Problema di Rubiera è in difesa. Dove proprio non riesce minimamente a trovare contromisure. Cingoli fino ad ora attacco di Benedetto, Codina rischia i passi ma ancora Di Benedetto, la rete di Benedetto. Palla per Strada, va dentro, bravissimo il portiere del Cingoli a dire di no al tiro del giocatore rubiarese. Codina fermato da Oleari, ancora la palla viva però per l'attacco di Cingoli con Di Benedetto, bravo Di Benedetto che va in gol. Due minuti a Codina. Ancora la conclusione di Strada ma viene dato un 9 metri, poi palla persa. Time out chiesto da Cingoli.
poco più di 5 minuti alla fine di una partita che ovviamente ha preso una piega oramai decisamente chiara a favore degli ospiti. Si ricomincia. Somogi. Palla per la conclusione, il gol da parte di Mohamed. Boni nel frattempo va dentro, va in gol anche lui. 38-30. Di Benedetto, la palla centralmente arriva da Agostino, già rimessi in gioco da Agostino. Somogi la traversa, la palla recuperata e gol da parte di Mangoni. Bortolotti va in gol. Palla Mohamed, Mohamed subisce il fallo. Di Benedetto la palla ancora per linee esterne. Mohamed, Di Benedetto si butta dentro. Mohamed il tiro, la rete. ...40 gol subiti da Rubiera. ...40-31 il punteggio per gli ospiti che festeggiano in tribuna, che vedono festeggiare in tribuna i propri tifosi giunti numerosi in questa situazione. Quindi Cingoli si ricandida nella lotta per evitare i play-out. Rubiera invece resta in questa posizione estremamente complicata, in penultima posizione, con una lunghezza di vantaggio sul Carpi. Anche il Carpi sta perdendo in casa contro, in questo caso, contro il Merano. Quindi Rubiera deve solo pensare a questo punto allo scontro diretto con il Carpi, che giocherà tra 15 giorni qui a Rubiera dopo la trasferta di Trieste, perché quella sarà la partita che dirà chi retrocederà direttamente. Gol di casa.
sempre 8 lunghezze di vantaggio per la formazione di Cingoli. Codina, Somogi bene, la palla persa invece in questo caso da un ottimo Ciattaglia che è stato impeccabile fino ad ora. Palla persa, ancora il tiro di casa da lontanissimo, preteso decisamente troppo. Un minuto e 40 alla fine. Somogi, il palo sfortunato, palla di casa va all'ala per Boni, il tiro, il gol di Boni. Attacco di Cingoli. La palla che arriva a Codina che va in gol. Casa, 7 metri, il gol di casa. Vince Cingoli 41-34. Successo meritato della formazione marchigiana contro forse la Rubiera più sottotono vista nell'ultimo mese. Da Rubiera è tutto, ribadisco 41-34 il successo meritato delle Cingoline Emilia.